Allora dimmi, ti ho convinto? Ti ho convinto? Voilà. Se avevi una possibilità te la sei giocata malissimo, malissimo, malissimo. Prima parola altamente persuasiva è gratis. Gratis è una di quelle parole che è usata moltissimo, ma che ha ancora tanta, tanta efficacia e avrà sempre tanta efficacia. Per quale motivo? Perché le persone nel momento in cui sentono la parola gratis dicono: cazzo, questo è per me, io voglio qualcosa gratis, voglio qualcosa che le persone mi regalino, ok? Perché? Perché mi piace prendere le cose gratis. Ora, prova a tenere in considerazione quante volte ti è capitato, dimmelo qua nei commenti magari se ti è successo, di andare a fare magari la spesa e lì fuori vedere magari mentre cammini le persone, magari il salumiere oppure il pizzaiolo, che ti dice: ok, guarda, questo è gratis, prendi gratis questo, questa focaccia, prendi gratis questo pezzo di salame, prendi gratis, detta così, questo pezzo di salame birichino. Senti, birichino. Comunque, gratis è una di quelle parole che se le inserisci nel momento giusto, al posto giusto, hanno un impatto veramente positivo all'interno della tua trattativa, all'interno di ogni singola magari discussione che puoi intraprendere. Quindi gratis è la prima parola altamente persuasiva che devi cercare di utilizzare, sia in forma scritta, sia in audio, oppure all'interno magari di un video o all'interno di un discorso. In tutto ciò, ragazzi, questa first class è veramente atomica. Non mi caga. Seconda parola altamente persuasiva è nuovissimo. Le persone preferiscono qualcosa di totalmente nuovo piuttosto che un miglioramento di un qualcosa che già hanno avuto. Perché? Prova a tenere in considerazione che cosa ti ricorda il miglioramento. Il miglioramento ti ancora immediatamente ai periodi della scuola, ai periodi in cui le professoresse o i maestri ti inculcavano all'interno della mente che dovevi migliorare. Mi raccomando, studia perché devi migliorare, e migliorare, nel momento in cui te lo senti dire devi migliorare, implica di fatto che tu in questo preciso momento non sia buono in una determinata cosa, corretto? Ora, come è presentare un prodotto come un miglioramento di un qualcosa piuttosto che invece presentarlo come qualcosa di totalmente nuovo e totalmente rivoluzionario? Sono due mondi completamente opposti, anche se potresti immaginare e pensare che siano la stessa identica cosa. Ma nel momento in cui io ti presento un prodotto e dico: guarda, questo è un miglioramento del precedente corso, del precedente libro, del precedente programma, del precedente tool che magari ti ho fatto scaricare o che ti ho venduto, immediatamente tu, se hai avuto un'idea abbastanza negativa magari in passato di quel prodotto, automaticamente ti proiettano all'interno di quei momenti in cui ti lamentavi di quel prodotto. Quindi di fatto ti va ad ancorare ad una situazione negativa che ti ha fatto magari anche bestemmiare. Se non bestemmio, guarda. Quindi non è una cosa positiva vendere un prodotto come miglioramento di qualcosa che già è esistito. Diverso è se la stessa identica cosa, lo stesso identico prodotto, magari io te lo propongo come una nuovissima, rivoluzionaria versione di questo XYZ. This is the new iPad Pro. Quindi, nuovissimo è un'altra parola altamente persuasiva. Nel momento in cui sei in grado di presentare una nuova opportunità al pubblico, piuttosto che un miglioramento di qualcosa che già conosce e che lo può ancorare a situazioni negative, hai la chiave veramente per fare breccia all'interno della mente e del cuore dei tuoi clienti. Terza parola altamente persuasiva è tu. Nel momento in cui cominci ad utilizzare il tu piuttosto che io, automaticamente le persone non solo iniziano ad ascoltarti di più, ma iniziano a capire che veramente hai a cuore le loro esigenze, i loro bisogni, che comprendi le loro paure, le loro frustrazioni, che vuoi veramente aiutarli a migliorare una determinata situazione. Sono molte persone di fuori, anche marketer, che continuano a orientare i propri messaggi pubblicitari con io faccio, io dico di qua e di là, io sono figo, io sono bello, io ho la Ferrari, io viaggio, io, e via dicendo. Questo non va affatto bene, perché non è
persuasivo per un cazzo, anzi allontana completamente quello che è il potenziale cliente che potrebbe magari ascoltare un determinato messaggio o meno. Magari stai dicendo delle cose anche interessanti, ma messe sotto una luce completamente diversa, che è la tua piuttosto che quella della vita del tuo potenziale cliente che in quel momento ti dovrebbe ascoltare, rende magari un ottimo messaggio un messaggio di merda, perché non viene percepito, viene spento. E qualsiasi messaggio, qualsiasi video, qualsiasi testo, email, sales letter e via dicendo, oppure post che venga chiuso prima del previsto, è di fatto un post che è completamente inutile e che butta nel cesso sia il tempo che hai dedicato per crearlo, sia il contenuto che c'è all'interno, che magari potrebbe essere buono ma che purtroppo non verrà mai letto. Quindi stai bene attento a questa cosa qua. Siccome oggi siamo nell'era dell'attenzione, dove l'attenzione è la moneta più importante che devi cercare di accumulare se vuoi veramente distinguerti lì fuori sul mercato, vuoi emergere, vuoi vincere, anche mentre magari tutta la tua concorrenza in questo preciso momento si sta lamentando, è in crisi, magari fanno anche i figli di puttana con te abbassando i prezzi in maniera totalmente scorretta, devi tenere in considerazione questa cosa qua. Quarta parola altamente persuasiva, che si lega molto anche alla seconda che ti ho detto, è ultimo. Che cosa vuol dire? Che ogni singola volta che le persone vogliono acquistare qualcosa, generalmente vogliono acquistare qualcosa di nuovo piuttosto che un miglioramento, come ti ho detto, ma soprattutto qualcosa di innovativo, ovvero l'ultima uscita. Prova a pensarci, quante volte magari ti è capitato di andare a fare shopping e hai chiesto magari all'inserviente o alla persona, al commesso che ti stava aiutando magari a prendere un capo, a prendere un giubbotto, ma questo è l'ultimo modello, questo è l'ultimo profumo che è uscito di Dior. Perché? Perché tu non vuoi avere qualcosa di vecchio, vuoi avere qualcosa che sia l'ultima uscita sul mercato. Quindi se tu come imprenditore, come professionista, sei in grado di mettere la parola ultimo all'interno delle tue comunicazioni di marketing, stai pur certo che farai veramente breccia all'interno della mente delle persone, accompagnandole verso quello che è il tuo mondo, ovvero il mondo dove i clienti ti pagano per avere delle soluzioni e dove dopo averti pagato sono anche felici di condividere l'opportunità che tu gli hai dato con magari i loro amici, i loro parenti, attivando una serie di referral organici che potranno portarti sicuramente più soldi, più clienti, più tempo libero. Quindi questo è veramente qualcosa che cambia drasticamente le regole del gioco nel momento in cui inserisci la parola ultimo. Ecco perché l'ho messa all'interno di queste 5 parole altamente persuasive, altamente manipolative. Infine, quinta e ultima parola altamente persuasiva è garantito. Nel momento in cui tu sei in grado di garantire un determinato risultato o di garantire il prodotto, di garantire il servizio, di garantire un qualcosa che possa eliminare la paura del rischio all'interno della mente del tuo potenziale cliente o del tuo cliente che in questo momento sta per pagare o ha già pagato, automaticamente hai veramente vinto rispetto a tutta magari la concorrenza che c'è lì fuori. Invece che differenza c'è se io presentassi lo stesso identico prodotto in questa maniera, in questo modo? Allora guarda, fai così, questo è il prodotto, in questo preciso momento costa tot e puoi prenderlo immediatamente e avere accesso a tutto quanto. E non solo, voglio toglierti ogni dubbio, voglio toglierti ogni paura del rischio. In che senso? Che ti garantisco al 100% che se entro 14 giorni, facendo passo passo ogni singola cosa che io ti dico all'interno del programma, non ottieni neanche un cliente, ti basterà mandarmi una mail, spiegarmi il tutto, farmi vedere che hai fatto quello che io ti ho detto ma che purtroppo non ha funzionato, e io non solo ti ridarò indietro il 100% di ogni singolo euro speso, ma ti regalerò anche un PDF dove ti vado sostanzialmente a elencare tutti i punti salienti dell'intero programma a cui ovviamente avevi avuto accesso ma che in questo momento stavi chiedendo il rimborso perché non ha funzionato per te. E io, proprio per scusarmi e per farmi perdonare di averti fatto perdere tempo, voglio fare questo per te. Ora è completamente diverso, non credi? Ecco perché anch'io all'interno dei miei programmi ho la mia garanzia, la garanzia di 14 giorni, che è più o meno una cosa simile a quella che ti ho appena detto. Ma questo per farti capire che nel momento in cui sei in grado di togliere la paura del rischio all'interno della mente del cliente, il cliente comincia a proiettarsi verso di te, prende il portafogli e comincia a pagare quello che deve pagare per il tuo prodotto e il tuo servizio. Questa è una cosa che devi tenere in considerazione, perché se non ti prendi tu la responsabilità di ciò che il cliente potrà fare col tuo prodotto e il tuo servizio, stai pur certo che non lo farà il tuo potenziale cliente o il tuo cliente che ancora non ti conosce e non conosce neanche la potenzialità di ciò che gli stai vendendo. Bene, queste sono le 5 parole altamente persuasive che io ti consiglio personalmente di utilizzare all'interno delle tue comunicazioni marketing, e sono certo al 100% che nel momento in cui lo farai
noterai seriamente quella che è la differenza e ti proietterai veramente verso il mondo dei vincenti. Perché? Perché di fatto te lo meriti. Sei un professionista, sei un imprenditore, magari sei una persona che vuole partire da zero, che sta partendo da zero ma non sa ancora che cosa deve fare. Bene, utilizzando queste 5 parole stai pur certo che rischi di vincere 6-0 rispetto a tutte le persone di fuori che non fanno altro che accentrare l'attenzione su se stesse piuttosto che prendersi cura del cliente.